Grazie a te, anche stamattina siamo insieme e grazie siano rese a Dio che possiamo aggiungere un'altra porzione alla nostra cultura, alla nostra conoscenza, un altro mattone che costruiamo la nostra fede sulla parola del Signore, perché essa ci aiuta e ci dà quella tranquillità interiore, sapendo che Dio ha detto così facciamo così, siamo tranquilli e andiamo avanti, perché quando abbiamo l'incertezza allora cominciamo a vacillare ogni piccola cosa, andiamo in tilt, mentre quando abbiamo la certezza che così è, e così è, la nostra fede cresce, lo Spirito Santo ci si rivela e ci conferma che il nostro cammino è secondo il piano di Dio. Questa mattina vogliamo leggere insieme un passo molto importante così comprendiamo bene. Vediamo un poco il cammino di Dio. È quando noi cominciamo a camminare col Signore. Abbiamo una chiamata dal Signore un poco come Gesù camminava sul mare della Galilea. Vedeva uno che pescava, vieni, seguimi, realmente era impreparato per quello che doveva fare. Però restando col Signore veniva disciplinato, discepolato e man mano mettendoci il desiderio di voler continuare, non senza prove, vediamo questo circuito che si muove. Questi uomini quasi insignificanti, popolani, vengono descritti negli Atti degli Apostoli, però sono già in un'altra fase. Cioè, guardiamo un poco, perché sennò no, il nostro restare sempre allo stesso posto diventa, diventiamo apatici per gli altri e per noi stessi. Infatti, se tu guardi nelle chiese, ci sono anche pastori che sono andati in tilt. Perché ripetere sempre le stesse cose, senza avere una crescita continua, ci appiattiamo. Cioè diventiamo demotivati di quello che facciamo. Perché abbiamo creato un circuito che ci muoviamo sempre nello stesso modo. Andiamo al culto, ci sediamo alla stessa sedia, ascoltiamo mezz'ora, ci alziamo, ce ne andiamo. I soliti 4-5 fanno la stessa testimonianza, dicono le stesse parole, il pastore ripete sempre le stesse cose. Ascoltiamo, andiamo a casa. Abbiamo fatto. Parliamo della Chiesa Evangelica, parliamo della Chiesa Cattolica. Andiamo lì, ascoltiamo, ci sediamo, facciamo quattro inchini, ci giriamo, ci voltiamo, fa le solite cerimonie il prete davanti a noi. Alla fine chiudiamo battenti, ci mettiamo come se avessimo acchiappato un sacco di mazzate e ce ne torniamo calmi calmi a casa, senza gioia, senza felicità, senza vita perché parliamo di vita, e invece ci troviamo con una morte addosso che ci porta verso la solitudine perché non godiamo né dei beni materiali né di quelli spirituali perché qualche volta vorresti andare a un'altra parte, ti senti condizionato, ma allora bisogna decidere che cosa bisogna fare. Vivere o una vita o l'altra, stare in mezzo alla porta quando tira vento è il posto peggiore, o dentro o fuori. E spesse volte... Troviamo nella parola del Signore che Dio richiama il suo popolo: scegli oggi a chi vuoi seguire, a chi vuoi servire. Giosuè lo fece, Elia lo fece. Ma i messaggi di ravvedimento che sono da parte del Signore, da parte degli apostoli e di tutti i tempi, sono quelli di fare una scelta cosciente di quello che noi vogliamo fare, perché come uno che non appartiene a nessun partito. Vai da uno e ti manda a comprare il pepe, o vai dall'altro e ti manda a comprare il sale. Nessuno. Quando sei schierato da una parte, allora tu vai là con insistenza nel dire: Io ho fatto tifo per il tuo partito e tu devi rispondermi di fronte al, a, alle autorità, di quelle che sono le leggi, in modo che tu puoi rispondere. Quando siamo mezzi messi così male che non sappiamo manco noi a chi apparteniamo. Sorella, fratello, se non lo sai manco tu a chi appartieni. Cosa vuoi che faccia un pastore? Cosa vuoi che faccia un sacerdote? Cosa vuoi che faccia pure il Papa? Non può fare niente. Perché non hai scelto ancora tu che cosa vuoi fare da grande. Devi decidere cosa vuoi fare da grande, perché la via del Signore è una via speciale. Che ci porta sempre avanti, ma dobbiamo seguire, dobbiamo essere disponibili, dobbiamo percepire la volontà del Signore e seguirla man mano che andiamo avanti. Se noi guardiamo nel Vangelo, allora cosa guardiamo? Questi uomini insignificanti, popolani, chiamiamoli come vogliamo, dopo essere restati un poco col Signore. Passiamo negli atti degli apostoli, non sono più discepoli, sono apostoli, sono mandati dal Signore per compiere qualcosa di straordinariamente potente. E, e in verità lo Spirito Santo, in quella disciplina che hanno avuto, ha preso potere sulla loro vita. E vengono chiamati gli atti degli apostoli, ma in realtà non sono gli atti degli apostoli. Sono gli atti dello Spirito Santo che ha fatto attraverso gli Apostoli. Vedete, queste cose noi li dobbiamo comprendere perché se non riusciamo a comprendere questo, allora siamo fritti. Seguire Gesù c'è la nuova nascita, il soffio dello Spirito Santo penetra nella nostra vita. Una volta che lo Spirito Santo ci ha rigenerati, vita nuova. Perseveriamo per il battesimo nello Spirito Santo e serviamo il Signore. Il battesimo nello Spirito Santo comincia a far fluire nella nostra vita i doni dello Spirito Santo. Amministrando i doni, li amministriamo man mano, ci lasciamo guidare e il Signore ci aumenta l'energizzazione dello Spirito Santo quando lo seguiamo diventa sempre più forte, diventa sempre più chiaro, ci ringiovanisce. Sentivo un fratello l'altra sera che a 80 anni aveva deciso di ritirarsi perché ha una missione. A 80 anni il Signore gli ha dato una unzione potente, ora ne ha 87, continua a servire il Signore, si sente sempre sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Quando noi seguiamo il Signore, la Sua parola ci è di aiuto nel comprendere che ci fa ringiovanire. Quando noi serviamo il Signore sotto l'unzione dello Spirito Santo è un'energia nuova che sviluppa dentro di noi non solo la vita spirituale, ma fa sentire anche la nostra vita naturale che si energizza in un modo speciale, perché le due cose sono messe insieme e il Signore ci deve aiutare. Guardiamo insieme stamattina la parola del Signore, che cosa ci dice e qual è la sorte di coloro che camminano con il Signore. Perché è una vita diversa, è una vita guidata dallo Spirito Santo, portata avanti, ci dobbiamo lasciar dirigere, perché è come la differenza tra la macchina e l'aereo vedi ho già detto forse qualche volta nei tempi passati se una macchina va a 250 km orari non si alza mai l'aereo come arriva a 250 km comincia a alzarsi perché è fatto in un modo diverso è fatto aerodinamico cioè la, il potere che ha questo come è stato costruito è che non deve andare lungo i crocicchi delle strade Deve camminare sopra. Una volta che si alza, si alza in volo ed accelera nel prendere la posizione, prendere la sua rotta arrivata a quell'altezza, allora cammina così. Se poi lo porti nei crocicchi delle vie, giù, allora eh, disastri senza fine. Il credente è allo stesso modo. Il Signore ci deve aiutare. Guardiamo insieme stamattina. Camminiamo per lo spirito, dobbiamo entrare in questo, ci dobbiamo lasciar guidare, lasciar trasportare. È importante. Non che non stiamo più coi piedi per terra, abbiamo sempre eh, un corpo, sempre, siamo sempre sulla terra. Perché se diventiamo come quelli che sono super spirituali, che parlano, parlano, ma poi alla fine manca la sostanza neppure. neppure Andiamo da nessuna parte, il Signore ci deve aiutare, vivere con equilibrio spirituale e naturale, il Signore ci deve aiutare perché lo possiamo fare. La parola del Signore è ricca di questo. Leggiamo stamattina insieme cosa ci dice il profeta Geremia. E parla del popolo di Dio, parla alla Chiesa, perché l'Israele è diventato la Chiesa che ha accettato per lo Spirito. Non siamo l'Israele secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Non siamo i figli d'Abramo secondo la discendenza sanguinea, ma siamo per la fede. Andiamo a vedere cosa dice Isaia nel capitolo 40 dal verso 27, leggiamolo insieme. Isaia 40 dal verso 27, del nostro piccolo cominciamo con umiltà senza essere grandi. Perché dici tu, o oh Giacobbe, e perché parli così, o oh Israele? La mia via è occulta all'eterno e al mio diritto non vada il mio Dio. Verso 28. Non lo sai tu? Non l'hai tu udito? L'eterno è l'Iddio di eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Questo verso 31 dà una descrizione esatta di quello che fa il Signore nella nostra vita. Cioè quando la nostra speranza, la nostra fiducia è nel Signore, noi ci poggiamo su di Lui, sul Signore. Quando camminiamo con il Signore, Egli ci sostiene mentre camminiamo. Cioè ci dà forza quell'atmosfera di fiducia in Lui, ad ogni passo ci aspettiamo. Un cambiamento che gli fa. Adesso, ora è eh? un poco come ho detto prima con l'aereo. Parte da terra, ma poi il pilota comincia già ad intravedere che si sta innalzando. Lui cerca di mantenere tutti i segnali, tutti, tutte le attrezzature, eh, tutto l'equilibrio che ci vuole. Però lui già parte dal fatto che arrivato ad un certo livello, a una certa velocità, già comincia a guardare in alto perché deve prendere il volo, un po' con l'immagine delle aquile. Cioè, L'aquila prima che parte si misura con il vento che tira, non parte mai contro vento. Eh, si lascia trasportare da, si guarda, si posa, si gira, avverte il vento che tira, si dirige nella giusta direzione e prende il volo. Nel momento che prende il volo il vento lo, la comincia a sostenere, la comincia a portare avanti e lei deve, è chiaro che deve muoversi nella giusta direzione, non va contro vento, si lascia trasportare. Diciamo che c'è quella figura del vento dello spirito che comincia a darci delle indicazioni. Ci guardiamo nella circostanza che viviamo e prendiamo il volo e ci sostiene. Il Signore ci deve aiutare a comprendere. Quando andiamo nella parola del Signore ci sono delle indicazioni, come ce le ha il pilota dell'aereo che sa che deve toccare man mano che ci sono delle ali che li deve alzare, delle ali che li deve abbassare. Penso che tu ci sei stato qualche volta, vedi che quando deve atterrare vedi delle ali che si muovono dietro e cercano di mettersi in una posizione di atterraggio. Quando deve partire non restano piegate ma restano dritte. Diciamo che manovra tutto con una intelligenza perché ha in mente, quella mente segue le indicazioni perché si sviluppi tutta l'energia necessaria per proseguire finché arriva al livello dove deve camminare. Quando è arrivato? nella rotta ai 7.000-8.000 metri di altezza, allora i motori non si affaticano più perché hanno una guida, hanno una, eh, una strada e l'aria con quel poco, sai se c'è un quadrimotore possono venire meno anche due motori, l'aereo continua a camminare perché non ha difficoltà, perché le ali lo sostengono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e, e non si affaticano. Ora guardiamo un altro aspetto di questo. Se quando sta per salire rallenta o comincia ad essere titubante, quell'aereo cade. Oppure resta ad un'altezza bassa dove non vede né se c'è il sole né ci sono, se ci sono le nuvole. È la figura di credenti che non emergono mai, non decollano mai, stanno sempre tra le nuvole perché mai accelerano, mai pregano, mai cantano, mai lodano Dio, mai servono Dio, sono dei pesi morti. Sono degli alianti senza motore, ma per tirarli su li deve tirare qualcuno perché l'aliante se non viene tirato non può fare niente. Eppure l'aliante portato ad una certa altezza, il pilota sa guidare il tutto con la corrente. Questa immagine di restare in alto nel vuoto con il vento. L'aria che sostiene questi mezzi che sono pesantissimi è un'immagine stamattina che ci aiuta a comprendere che noi possiamo restare, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, essere poggiati su Dio. Coloro che sperano, che si poggiano sull'Eterno, acquistano nuove forze. Impossibile se vedi un quadrimotore che porta 400 persone con tutte le valigie, e con tutto il carburante e lo guardi per terra, tu dirai questo non si alza mai come può restare in piedi? ma è fatto con un sistema che, lo può, che può camminare così e infatti li vediamo ci sono migliaia, migliaia, migliaia del cielo che funzionano come ci sono migliaia, migliaia, migliaia di credenti che camminano e sono guidati dallo Spirito Santo Ora, il pilota deve mantenere un equilibrio dentro, non che deve mantenere l'equilibrio lui, che se si sposta cade l'aereo, ma deve toccare sempre al momento opportuno le cose che deve toccare. Guardiamo un esempio che troviamo nell'epistola ai Romani nel capitolo 8, leggiamo dal verso 18. Prendi tutti questi appunti perché se sali con una consacrazione il Signore ti porta avanti in un modo speciale. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che, da esse, che ha da essere manifestata. A nostro riguardo, guardiamo insieme per arrivare ad una certa altezza. Il motore deve essere più spronato, deve metterci più forza, deve muoversi, deve accelerare. Tu ti devi consacrare al Signore, non devi tener conto di qualche sofferenza che hai. Devi farti strada, devi farti spazio, devi accelerare nel mettere il Signore al primo posto, devi guardare verso di lui. Perché una volta che tu sei arrivato all'altezza giusta, non è che non avrai più difficoltà, ma ti diventa più facile camminare col Signore. Ci sono dei credenti che parlano sempre di sofferenze, quando ci stai, anziché tirarti su ti tirano giù, ti fanno sprofondare. Io conosco colleghi pastori che quando parlano certe volte, mi fanno entrare quasi come se loro servissero un altro Dio. Gli fa mancare tutto, gli manca sempre tutto. La Chiesa non funziona, questo non funziona. Cioè questo poveraccio mi dà l'impressione proprio che sta servendo un Dio come un giabbattino che gli manca tutto. Signore aiutaci. Non è così. Dio è grande quando noi lo serviamo e ci sentiamo onorati di servirlo, di seguirlo e di camminare nelle direttive che ci dà. Non possiamo fare altro che avanzare, proseguire e salire, camminare verso il meglio insieme con lui. Perché le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Basta fratello, basta sorella, con tutta questa miseria addosso. Eh? Sempre un'aquila come se non avesse ali, sempre come un'aquila imbacchettata che ancora sta nell'uovo. E non si è ancora sciolto per volare. Signore, aiutaci. Impegnati nel cercare il Signore con tutto il cuore, egli ti fa uscire fuori dal guscio e cominci a respirare aria celeste. Guardiamo nel verso 19. Ma che bella la parola del Signore! Poiché la creazione con brava intensa aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio. Dà proprio l'impressione nel guardare queste immagini, come quando partono quei piloti selezionati che fanno quelle gare su nel cielo, con tutti i colori della, della bandiera, persone preparate che sono lì pronte a mettersi all'opera con migliaia, milioni di persone a volte che li guardano perché. La creazione intensa aspetta che cosa? La manifestazione dei figlioli di Dio, non aspetta la manifestazione dei piloti che sto dicendo, è solo un'immagine. La creazione aspetta con brama intensa la manifestazione che noi, che siamo rinati, che siamo guidati dallo Spirito Santo, voliamo verso il cielo ed ancora di più. Perché andiamo incontro a dei grandi eventi? Perché il Signore nell'aria ci incontrerà, saremo sempre col Signore. Benedetto sia il Signore. Guardiamo al verso 20 cosa ci dice: Poiché la creazione è stata sottoposta a vanità, non di sua propria volontà, ma a cagion di colui che l'ha sottoposta, cioè questo è un secondo piano, è il pian terreno dove il nemico delle anime nostre fa strage, fa tutto quello che vuole, ma noi restiamo nel, ma siamo di. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Non siamo sottoposti a quelle regole che ci schiacciano perché il nemico ha. Perso il controllo sulla nostra vita. Non ci riesce più a pescare perché noi non facciamo più la nostra volontà, ma facciamo la volontà di Dio. E nei segreti di Dio il nostro nemico non ci può entrare, non può sapere ciò che Dio. Il nemico aveva fatto un progetto per te, un progetto per me, ma non gli è venuta fatta. Perché gli siamo sfuggiti nel momento che è passato il grande liberatore, ci siamo accodati a lui e abbiamo chiesto la libertà e lui ce l'ha offerta e non siamo più schiavi a Cagion di colui che l'ha sottoposto. Una parte resta in quella posizione, ma coloro che scelgono di camminare con Dio sono diretti in un'altra direzione, siamo diretti. In un'altra direzione, verso 21, ma quanto è bella la parola del Signore! Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'essa liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Quando questo cambiamento sarà completo, Ora noi intercediamo soltanto, preghiamo che il Signore liberi, che il Signore faccia, ma quando ci sarà l'avvento della presenza dello Spirito di Dio alla grande, Satana perderà ogni controllo perché il regno di Dio sarà manifestato anche sulla terra, nuovo cielo e nuova terra. Un, un cambiamento totale, perciò la parola del Signore ne parla, ora è sottoposta, ma sarà cambiato, perché noi aspettiamo, dice Pietro, nuovo cieli e nuova terra dove giustizia abita. Tu lo guardi questo mondo, ingiustizia da tutte le parti, è diventato più diventa cattivo, ma è un altro sistema, noi siamo per un'altra per un'altra dimora, la dimora eterna, dove anche la terra sarà cambiata, perché scenderà dal cielo la nuova Gerusalemme, nuovo cielo e nuova terra. Noi ci prepariamo per lì. Anche la liberata dalla servitù e dalla corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Noi siamo figlioli di Dio, ti ricordi questa cosa? I figlioli di Dio non sono i figlioli del mondo, hanno dentro qualcosa di speciale. Verso 22: Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, sta per partorire, per partorire la nuova vita che Dio impartirà attraverso la sua divina presenza e il suo divino potere per un cambiamento totale. Andiamo avanti al 23. Guarda che il Signore ci prepara in un modo bellissimo, la sua parola è meravigliosa. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi. Aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo, cioè che il nostro corpo viene traslato come quello di Elia, come quello di Enoch, come quello di Gesù, perché noi saremmo simili a Lui in questa fase di trasformazione, man mano che noi ci prepariamo per il completamento, anche noi stessi. Gemiamo, sì, ci sono delle doglie dentro di noi, intorno a noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Vai al verso 24. Poiché noi siamo stati salvati in speranza. Finché restiamo in questo corpo cosa ci sostiene? La speranza in Dio, coloro che ripongono, la loro fiducia, la loro speranza nel Signore sono come le aquile. La speranza ci trasporta, ci porta avanti perché abbiamo certezza del cuore che Dio ha iniziato un'opera che non la possiamo non vedere nella nostra vita. Ora la speranza di quel che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora? C'è una speranza viva che ci trasporta, come ho detto prima, la speranza, l'azione, il movimento del pilota. Quando comincia a muoversi nel, sulla pista che deve salire c'è una cosa di importante, che sta per lasciare la terra, per andare e sta solo attento a vedere come manovrare ogni bottone che il tutto funziona. Così dobbiamo essere noi. Intendi a fare quello che facciamo. E poi vediamo la gloria del Signore. Poi incominciamo a vedere chiaro, incominciamo a vedere il radar dello Spirito Santo che ci trasporta verso l'aeroporto che siamo destinati. Ci deve aiutare il Signore, quello che uno vede. Perché spererebbe ancora? Quando parte il pilota per andare a New York, la speranza lo trasporta fino a New York, ma non è arrivato ancora. Però lui sa che se continua in quel modo, con tutto l'equipaggio così com'è, con il carburante che ha, con la segnaletica che funziona, con il radar che gli fa già intravedere, l'aeroporto non c'è, ma lo vede, lo intravede perché sa che il radar funziona, si trova sulla sua rotta e sa di essere là perché tutte le misurazioni gli fanno comprendere che è a 7.000 metri di altezza, che è a tante miglia di distanza ha fatto già 1.000 chilometri, ne deve fare altri 450.000. Signore aiutaci. Queste indicazioni ci aiutano a comprendere come camminare ed essere guidati dallo Spirito Santo. Non è per terra il pilota, è in aria. C'è sempre un pericolo che può cadere, però lui ce la mette tutta per andare avanti. Col Signore non ci fa cadere, perché chi confida nel Signore si eleva e il Signore non resta a casa, cammina insieme e ci dà l'equilibrio, ci sostiene. Verso 25. Ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Ci vuole ancora un altro poco. Ora sono sull'oceano, ora sono sull'oceano pacifico, ora sto attraversando un piccolo vento, un piccolo, una piccola burrasca, però il, il cammino si accorcia. Sì, ancora un poco. Ci vogliono 20 ore. Ne ho fatte già 18, altre due ore sarò lì. Continua a proseguire intento, senza qualche piccolo po' di vento, una tempesta. Eh, viene avvisato dall'atmosfera, dal radar che c'è e cerca di mettersi in una posizione di eh, guardia, cerca di bucare con una velocità maggiore. Il momento difficile che sta passando, Signore, aiutaci. Ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Quando noi perseveriamo e controlliamo la nostra vita alla luce della parola di Dio, con la guida dello Spirito Santo, l'invisibile diventa visibile. L'aeroporto per, la, per il pilota è già in mente suo davanti, perché il tutto si rende conto che è diretto in quella direzione. La sua esperienza di pilota lo porta a comprendere man mano con gli anni di esperienza a proseguire che arriverà in orario per l'atterraggio. Signore, aiutaci. Verso 26 perché abbiamo dei radar speciali anche noi. Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza. Quando la nostra carne, la nostra ragione, le circostanze, il momento particolare che stiamo vivendo ci vuole indebolire, arriva lo Spirito. Sovviene alla nostra debolezza, perché noi... No Dobbiamo sostenerci nella preghiera, ma forse preghiamo di andare in un altro, in un altro eh, atterrare in un'altra nazione. E lì cominciamo a smandare, invece no, per, perché lo spirito, noi, noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede e gli stesso per noi con sospiri ineffabili. Cioè ci collega, lo Spirito Santo ci collega al Signore, attiva il nostro Spirito per farci vedere che siamo sulla giusta rotta e non possiamo temere, ma ci sostiene, ancora ci sostiene. Verso 27. E colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello Spirito. Abbiamo detto che tutto questo serve per farci comprendere che dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo, perché esso intercede per i santi secondo Dio. Egli ci dà le direttive come non perdere la comunione con quel Dio che confidiamo noi. Noi siamo coloro che confidiamo nel Signore e chi confida in Lui acquista nuove forze che vengono iniettate nella nostra vita dallo Spirito Santo. Verso 28, guardiamolo insieme, facciamo i piloti stamattina. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Qualsiasi cosa quando noi camminiamo così cominciamo a avere dei riscontri che c'è un piano di Dio, che la mano di Dio è con noi, perché già dove siamo arrivati non è stata nostra capacità. Perché è successa quella cosa? Perché è successo quell'altro? Perché ci siamo lasciati con quella ragazza e abbiamo preso per, per, per moglie la nostra moglie? Perché siamo fa? Cominciamo a vedere che c'è un progetto dietro. E man mano che lo scopriamo, cominciamo a comprendere che le circostanze avverse che sono successe nella nostra vita hanno collaborato al bene per farci arrivare dove siamo arrivati, perché noi siamo, ci sentiamo tra quelli che siamo stati chiamati secondo il suo proponimento. Sai che tu hai ricevuto una chiamata speciale dal Signore? E gli ha detto, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto. Non è stato Pietro che ha scelto Gesù, è stato Gesù che è passato vicino a Pietro. Pietro è stato disponibile da farsi lavorare nonostante le sue debolezze. Però Gesù lo ha scelto, Gesù lo ha accompagnato, Gesù lo ha potenziato, Gesù lo ha portato a portare frutto per la sua gloria, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Verso 29, perché quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Lui ha un grande progetto e ti vuole aiutare perché tu prenda forma, sii formato, sii formata per adempiere al compito che Egli ti ha voluto dare. Ondegli sia il primogenito fra molti fratelli: perché lui stesso, come nostro fratello maggiore, è già passato dove passiamo noi. E Conosce quali sono le nostre difficoltà e ci può essere di aiuto perché Egli sa tutto di noi. Non solo per sentito dire, ma c'è passato in prima persona. Guardiamo nel verso 30. E quelli che ha predestinati, tu sei una persona, se stai vivendo il tuo cammino di fede col Signore e se in questo momento ti sta parlando. C'è un qualcosa di grande, c'è un destino speciale che Dio ha fatto per te e se tu lo segui, tu sei predestinato, sei predestinata perché ti ha pure chiamato e quelli che sono chiamati li ha pure giustificati. Non dobbiamo andare davanti a lui con un senso di colpa perché il suo sangue ci lava, ci purifica. Egli ci ha è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Ci ha giustificati che possiamo entrare nella sua presenza perché il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Cioè ci ha messo la sua gloria che è lo Spirito di Dio dentro, che fa da cuscinetto e da indicatore vivo. Che ci guida, fa parte della categoria del, dei radar che ci sono che abbiamo bisogno di avere. Ha, ci ha messo dei radar compatibili con il suo disegno, non sono un radar di una, di una cosa che non si sincronizza con l'altro, no, cioè e lo stesso ci ha unificati tutto è diventato compatibile nel momento che ha iniettato lo Spirito Santo della nuova nascita e lo spirito che ha risuscitato Gesù Cristo fa parte della stessa e la stessa sostanza che man mano diventa la nostra guida e ci ha pure glorificati cioè ha iniettato quella parte di gloria della sua presenza nella nostra vita che è lo stesso prodotto, la stessa sostanza, è lo stesso come per dire internet quello americano, internet questo italiano, quando si mettono insieme vedi che tu puoi comunicare su qualsiasi nazione perché la sostanza è la stessa. Verso 31. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Perciò ho detto prima, la vogliamo smettere, fratelli, di piagnucolare e di dare l'impressione che abbiamo un Dio che non può rispondere. Che diremo? Ancora, ancora continueremo a, ad essere i soliti pezzenti che danno l'impressione che serviamo un Dio che non ce la fa più, a sostenerci nelle difficoltà che abbiamo? Che diremo a tutte queste cose? Se Dio è per noi, in un mondo così disastrato, in un mondo che va alla deriva, la natura stessa che viene degradata ogni giorno sotto il profilo spirituale, morale e anche visibile, che diremo noi che abbiamo questa grande speranza? per una trasformazione, per un incontro potente con il Figlio di Dio, dove noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Signore aiutaci. Perché? Perché Dio continua ad essere colui che ci sostiene. Guardiamo nel verso 29 del capitolo 40 di Isaia. Conservati questa promessa, perché il Signore ti fa ringiovanire, ti porta avanti, non c'è un limite di età. Sì, nelle nostre chiese ho messo il limite di età 74 anni, questa è pura, è pura scemenza. A nessuna parte nella parola del Signore è scritto, solo che viene in mente ad un fratellino che si trova in una posizione di, di comando. E sembra che sia un padre della Chiesa, il Signore ci deve aiutare. Più andiamo avanti col Signore, e più ci consacriamo, e più il Signore ci unge, e più ci ringiovanisce nello spirito. Mentre quattro scemenze di fratelli che non hanno capito manco chi li ha creati, a 74 anni, dicono al ah, fratello: Lascia la Chiesa, ci mettono dentro. Uno che comincia ai primi passi con una chiesa di una certa dimensione e cosa sta succedendo in questo cambio generazionale, anziché crescere l'opera del Signore, si sta spezzando da tutte le parti. Perché? Perché viene affidato l'aereo a piloti che non hanno mai guidato un aereo, hanno guidato la macchina e pensano che possono guidare l'aereo. Il Signore ci deve aiutare ad avere quel discernimento ed applicare nella nostra vita la parola del Signore come dice. Egli dà forza allo stanco, accresce vigore a colui che è spossato. Vai avanti con il prossimo verso. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono. Andiamo al prossimo verso, ma quelli che sperano nell'Eterno, vecchi e giovani, giovani o giovanissimi. Ho detto, ho detto prima: c'è un fratello che ha una grande televisione dove avrà due milioni di, 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 di conversioni al giorno, perché a livello globale, in tutte le nazioni, lo sentivo pochi giorni fa che testimoniava. C'è il figlio che porta avanti, la nuora, portano avanti questa grande opera, Seven Club, Se, 700 Club, il set, Club 700, il Signore ci deve aiutare. E testimoniava in questo modo. Avevo deciso a 80 anni, dissi a mio figlio mi voglio ritirare per vivere una vita più tranquilla. ma il Signore non è, non è stato d'accordo. A 80 anni mi ha dato una unzione maggiore, ne ho 87 e sono più unto, più giovane di quando servivo il Signore. Prima è chiaro che fisicamente non lo vedi così, ma dentro sente la forza e il potere dello Spirito Santo. Noi parliamo di 72-74 in Italia, mentre Dio ci fa comprendere attraverso le testimonianze che ogni giorno. Egli ci rinnova, ogni giorno ci rafforza mentre camminiamo con Lui, ci ringiovanisce, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Vuoi ringiovanire nella tua vita? Vuoi diventare più giovane? Mettiti a servire il Signore con tutta la passione, con tutto il cuore. Fai fluire attraverso di te attraverso la presenza dello Spirito Santo, quei sentimenti che ti rienercizzano in un modo potente e ogni giorno ti senti più leggero del giorno precedente e ogni giorno porti più frutto per la gloria del Signore, perché Dio è fedele alla sua parola. Dio ti benedica tanto tanto, ringraziamo il Signore per questa parola che ci ha dato. Perché se tu la metti in pratica nella tua vita, allora vedrai la differenza che, che passa tra il servire il Signore o servire una religione ed essere incastrato sotto un piccolo gruppo, un piccolo comitato che dà l'impressione di stare sotto l'ispettorato del lavoro che ogni giorno sei sotto il controllo di uomini anziché essere sotto il controllo di Dio. Affidati al Signore, perché colui che ti ha chiamato e gli ti ha predestinato a vita eterna, segui le direttive dello Spirito Santo e vedrai che lo Spirito Santo ti porta fino nell'aeroporto giusto che devi andare. Perché il suo radar funziona e Dio ti vuole benedire. Preghiamo il Signore che ci aiuti in questo cammino. Signore, ti ringraziamo. Ti benediciamo e ti lodiamo per la tua parola che ci propone ricchezza spirituale, presenza della tua presenza dello Spirito Santo e guida certa per proseguire in questo cammino di fede insieme con te. Benedici in un modo potente, Signore, ogni fratello, ogni sorella che dipende da te, che attinge alla fonte dello Spirito. Santo che trasferisce ed alimenta quel che è di tuo nella nostra vita. Ti ringraziamo per la tua parola, per l'incoraggiamento che tu ci dai, perché il tuo Spirito Santo è all'opera e vuole operare in ogni cuore che si lascia guidare da te. Signore, benedici il tuo popolo in un modo potente per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio ti benedica. Continua a pregare per noi. Prega, sostienici nella preghiera. Se il Signore mette nel cuore di sostenerci anche finanziariamente, noi abbiamo sempre bisogno perché abbiamo delle spese continue ogni giorno. Sicuramente lo Spirito Santo ti parla. Sii ubbidiente anche in questo perché Dio benedice coloro che ubbidiscono alla sua voce. Dio ti benedica, pace. Ci vediamo questa sera alle ore 19 per la preghiera e preghiamo insieme il Signore perché Egli sta facendo opere speciali, Egli usa questo mezzo per portare la sua parola alle nazioni. Man mano Egli lo fa crescere sempre di più perché Dio lo ha voluto e Dio ci aiuta a portarlo avanti. Pace, Dio ti benedica, a questa sera.